Salve, questo è un magnete, come vedete attira oggetti metallici come questo paio di forbici. Abbiamo mostrato che questo tipo di oggetti, ovvero dei magneti permanenti, non possono produrre energia per tutta una serie di motivi fisici, conservazione dell'energia, poi anche leggi della termodinamica e così via. Però qualcuno dice, beh, queste leggi potrebbero anche cambiare nel futuro. Potrebbe essere possibile costruire un motore che produca energia a partire da questi oggetti. La risposta solitamente è, beh, la conservazione di energia più che una legge fisica appare una costante dell'universo, cioè se non si prende energia da qualche parte non può uscire da questo motore. Inoltre, il mondo è pieno di tecnici, ingegneri, fisici che costruiscono apparecchiature con magneti e circuiti. Per esempio, i microfoni, gli altoparlanti, le cuffie, sono tutti fatti con principi di questo genere, cioè con dei magneti che si muovono grazie a dei circuiti induttivi. Quindi loro calcolano la migliore combinazione tra magnetismo, elettromagnetismo e correnti elettriche per ottenere il miglior suono possibile, per esempio. E sarebbe un po' strano se non si accorgessero che tutti questi calcoli in verità sono sbagliati perché c'è un modo per produrre energia da questi magneti e loro non se ne sono mai accorti. Tuttavia, noi questa sera facciamo un esperimento, costruire un vero, forse, motore magnetico e cercherò in questo esperimento di far ruotare questo magnete senza fonti esterne di energia. Cioè cercherò di realizzare un piccolo motore magnetico perpetuo. Però per poterlo fare devo abbandonare le mie certezze, devo trasformarmi in uno strano scienziato, magari alternativo qui col cappuccio, per realizzare questo magnifico motore. Cerchiamo di metterci al lavoro allora. Cercherò di costruire questo piccolo motore magnetico utilizzando esclusivamente degli oggetti che tutti voi potrete trovare a casa o in cartoleria. Vedete dei piccoli magneti, questi che si usano per le lavagne metalliche o bianche. Abbiamo delle puntine qui per le lavagne a sughero. Abbiamo un pezzo di plastica, ma con la particolarità di avere qui agli angoli degli alloggiamenti per delle viti, in questo caso li useremo per queste puntine, e poi abbiamo il nostro magnete molto molto potente. Vediamo qui. Iniziamo piazzando i supporti colorati. Eccolo il rosso. I colori sono molto importanti perché qui si tratta di energie alternative, quindi i colori non sono, diciamo, secondari. Ecco, dovremmo. Questo non regge molto bene, ma speriamo che sia sufficiente. Ora piazziamo il supporto di plastica. Ecco, qui è andato alla fine. Ecco. Sembra che regga. Ora piazziamo i magneti e attendiamo un attimo. A questo punto si dovrebbe creare una nuova forma di energia, qui dovrebbe circolare per sostenere questo magnete. Ed ora non rimane che far ruotare il magnete. È un momento fondamentale nella storia dell'umanità. Ecco, sta ruotando. Sta ruotando senza fonti di energia esterne. Non solo, è sospeso da terra grazie all'energia di questi piccoli magneti, economicissimi. Voi potete costruire da soli questa macchina. Immaginate questa macchina migliaia di volte più grande, potrebbe risolvere i problemi energetici di tutta l'umanità. Se credete a questo,
prendete l'indirizzo del video, diffondetelo a tutti i vostri amici e ditegli: guardate, questa persona ha risolto i problemi energetici dell'umanità. Se invece volete controllare, io potrei rispondervi: ah, poi volete controllare, ma questa macchina ha un segreto, è protetta, poi mi fanno fuori, ha delle cose misteriose che voi non potreste riuscire a capire, è pericoloso, però se mi date un anticipo io ve ne costruisco una, ve la consegno tra qualche mese. Beh, vi faccio un favore, in verità. Nel prossimo video io smonterò questo piccolo apparecchio e vi mostrerò come mai sta ruotando e se è vero o no che non ha fonti di energia esterne.